Qua è sicuro. Ciao ragazzi, sono Sbreezer e oggi siamo qua a giocare alle Backrooms. È un gioco nuovo che è appena uscito e credo che tutti quanti voi sappiate cosa sono le Backrooms, no? Ecco, per chi non sapesse cosa siano le Backrooms, è praticamente una dimensione oscura che si creda essere praticamente tra le nostre dimensioni. Praticamente per entrare all'interno di questa zona, di questa dimensione oscura, ovvero le Backrooms, bisognerebbe glitchare da praticamente la vita reale. Proprio così, sbattendo contro un muro oppure glitchando sul pavimento, dovremmo comparire all'interno di questa zona. Appunto, ci sono diversi studi dove diverse persone sono scappate, dice la leggenda. Ovviamente è una finzione, completamente fake questa diceria, però hanno fatto il gioco e quindi voglio giocarci. E specialmente voglio sfruttare anche la cosa che effettivamente all'interno di questo canale io non faccio gameplay, quindi voglio iniziare a fare gameplay su questi indie. Andiamo avanti. Allora, non so inizialmente cosa o come sarà, e spero di riuscire a tradurre al meglio quello che leggo, perché la maggior parte di questi giochi sono in inglese. Ok. Ok, credo che sia una VHS. Madonna mia, del mood di Poppy Playtime, ragazzi. 1988? Non ricordo. È una VHS. Che cosa... Ok, vabbè, qualcuno ha scorreggiato. Chi è sto bambino? Ma vabbè, la vita di un ragazzino, immagino. Va bene, un po' di problema è. Oh, credo che sia il ragazzino cresciuto adesso questo. Che strano che ci fanno vedere prima una VHS. Gli dice: fai qualcosa di figo, vorrai diventare famoso, no? Oh yeah, Drake. Ok. Forse è come... ho capito. Forse è come lui è entrato dentro le Backrooms. Magari si sarà andato a schiantare da qualche parte. Predict. Wow. Lo sapevo, ragazzi! Era proprio come pensavo io! The Backrooms, 1998. Avete visto cosa è successo? Si è buggato su un muro, è caduto ed è entrato all'interno delle Backrooms. Ah, posso già muovermi? No! Ma è tutto così... No, ma è bellissimo! Sto continuando a registrare! Guardate, è lo stesso skateboard che ho utilizzato. Che schifo, mio Dio, ma qua non fanno... no, non fanno pulizia da un casino, a quanto vedo. Quindi, dunque, ragazzi, queste sono le Backrooms. Sono semplicemente dei corridoi spettrali infiniti. Hello? Un gioco fatto dal Stillerick Studio. Va bene, tentiamo di non sbattere la testa sulle porte. Cos'è questa? Una torcia. Una di quelle torce tubolari che è strana, molto strana, che non ho mai visto. Che schifo, ma io non mi ricordavo che le Backrooms fossero piene zeppe di animali. Se ci pensate però ha senso, perché gli animali solitamente si arrampicano nei muri e magari si sono buggati in qualche muro nella vita reale. Lo so, è molto strano. Tourist jammed, remove the barri... ah, ok, devo rimuovere le barricate perché mi bloccano la porta. Posso spostare i pacchi con Q, con la telecinesi, va bene, perfetto. Dove... oh, porca miseria, ma che schifo. Ma vai a fan bagno. Che posto è? Non c'è nulla qua? Ok, sembrerebbe che questo sia sì, un pillarone gigante che non mi dà verso da nessuna parte. Mobili a caso. Ragazzi, comunque non è il video che è di una qualità orrenda. È proprio il gioco che è così, perché stiamo praticamente vedendo la prospettiva della videocamera. Oddio! Cosa cacchio era quel coso? Era un manichino! Scusate? Ragazzi! Ma cos'è un armor stand di Minecraft? Ma che... oh! Ma che paura! Guardate! È un manichino che compare e scompare! Ok... ok, sono stato io, ho premuto spazio e mi ha fatto un fischio inebriante.
Andiamo a vedere un attimo se posso aprire altri cassetti. No, non vedo. Andiamo avanti. Molto strano, molto pauroso questo posto, eh? Ok. Lì c'è qualcosa a terra, magari non ho notato. No, sono dei piatti. Piatti sporchi, tra l'altro. Ci hanno fatto... Posso usarli? L'ho preso in mano. No, ok, non posso usarli. No, è la porta che posso usare. Comunque le backrooms solitamente non dovrebbero avere delle porte. Magari questo è solamente l'inizio. Un biglietto. Esamina. Cos'è, ragazzi? Ma sembra quello di Little Nightmare. Read. Ho fatto nuovi amici. I made new friends. His name, I think, was Lyle or Liam. Don't remember. I'm playing at this house, but it's cold down. Here is a basement. I wonder... I don't remember. Basta, non devo premere più spazio. Forse era, non lo so, una... un messaggio che ha lasciato qualcuno, qualche bambino che magari è rimasto buggato all'interno delle backrooms. Non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so. Cosa? Ah, posso zoomare, diciamo. Adesso posso togliere le barricate, forse perché ho preso qualcosa. Non mi ricordo cosa abbia preso, onestamente. Ok. Ferma, videocamera. Qualcosa mi dice che dovrei andare lì. Ma giusto qualcosa, eh? Vado lì subito oppure vado direttamente... No, vado qua. Vediamo, apriamo. Spero vivamente che non ci sia... Ho sentito tipo un urlo. Ho sentito tipo un urlo stranissimo. Ok. Cos'è? Ah, ok, va bene. Cos'è sto suono? Intanto qua c'è qualcosa di utile. Ah, è un punto cieco e basta. Control, ok. C'è qualcuno. Porca miseria, che spavento. Era... Cos'è? Spegniamo sta musica, per favore. Perché questo bambino non ha gli occhi? Mi c'è scritto? Il piccolo Timmy quando era giovane e con il suo cappotto preferito che stava mangiando Fried Chicken So Happy, love you. Ok, va bene, che stava mangiando. Va bene, il piccolo Timmy che fine ha fatto? Questo qua crede ancora che sia uno scherzo. Ma bro, ma come fa a essere uno scherzo con... Cioè, i tuoi amici... Posso aprire questa tenda? No. I tuoi amici hanno creato una capannone gigante sottoterra per farti uno scherzo. A me sembra un po' too much. Questo cosa? Un bambino. Ah no, è una bambola. È una bambola. È un feto. Perché c'è una... Perché una ditta dovrebbe fare delle bambole a mo' di feto? Cos'è quel coso lì davanti? È un manichino? Raga, è un manichino? È un manichino? Mamma mia, che spavento! Mamma mia, no, ragazzi, i manichini mi fanno una paura bestiale. Ma poi come sono messi? Ho paura che qualcuno si muova a caso. Mannaggia, se vi muovete. Vi mu- siete mu- sì, la testa. No, ok, va bene, andiamo avanti. No, ragazzi, no. Che è successo? Ti ha aperto la porta? Che cos'è? Ma cosa sei? Ma che brutto! Ma è tipo... Ma chi ha costruito una cosa del genere? Andiamo avanti, eh. Andiamo avanti. Si va avanti. Si va avanti. Ho preso una chiave. Credo che mi servirà per... Devo ritornare indietro. Qualcosa si è mosso sicuro. Ti prego, dimmi. Ah! Mannaia a te! Una sedia. Ma da dove è caduta poi? Era qua?
No, no, ragazzi, dove è finito il tizio con le gambe, con le braccia lunghe? Non c'è, portate le teste! Sono sta... Ah, porcaccio! Dove cacchio sono andate le teste? Ah no, ok, le teste mi sa che erano sempre mozzate. Mamma mia, no ragazzi, qualcuno ha sparato con, un, con una pistola le lampade a... ti prego, mamma mia che spavento. Ma qual era il fetto? Ah no, era il bambino! Era il bambino con il cappotto giallo, quello che abbiamo visto ragazzi... Con il cappotto giallo che abbiamo visto prima nell'immagine, nel foglio che abbiamo trovato. Perché si sta muovendo da solo quel triciclo? Ok, pensavo che c'era qualcuno lì nell'angolo. Oddio, ma qua c'è una zona che non ho visto bene. Qua c'è qualcuno che ride. Qua c'è qualcuno che ride. E io non rido. Comunque è bello che possiamo vedere anche il minutaggio del minuto, cioè del video. Ora siamo a 11 minuti. Mi farò problemi di lunga. Ok, il bambino si è spogliato. Si è mascherato se stesso. È il bambino che è rimasto bloccato qua dentro, ragazzi. Avete capito? E magari forse... Stai zitto. E forse, stavo dicendo... Sento ridere. Forse la creatura che abbiamo visto con le braccia lunghe è sua. L'ha fatta lui. Ora il bambino si è tolto il cappuccio lì. Oh, la stessa testa. Ah ok, sono io. E posso aprirmi qua? Ah, mi devo nascondere. Perfetto ragazzi, siamo nella cacca. Ma proprio quella. Fino a qua. Porco... Mamma mia. Mamma mia. C'è qualcuno qua dietro? No. Cos'è questo suono? E posso ritornare? Ma cos'è? Questa scatola c'era prima? Ok. Qualcosa mi dice di sì. Sapete, io non corro fin quando non c'è pericolo, perché ho paura che magari... Cos'è sta palla che ho nella faccia? Ok, ora posso aprire la porta? Ora posso... Apro io! Oh! Ok. Hello? Oh! Cos'era quel coso? C'era qualcuno che ha sbirciato! You have found a black spray? Ah, uno spray? Posso dipingere nei muri? Mi manchi e non fare suoni. Non fare suoni. Posso sentire, ma non ho gli occhi. Quindi non devo fare suoni. Posso dipingere? C'è un mod, non lo so. Ah sì, paint mod. Stand close to a wall, spray paint. Lo spray. Ma che figo! Guardate, adesso faccio Sonic. Ecco qua, perfetto, ragazzi. E anche la mia impronta l'ho lasciata. Colpevole! Guilty! Mamma mia, che spavento. C'è che ha fatto Stefano? Non correre. Non fiatare. Chiudi le porte. Oppure se ne accorgerà. Mark your path. Ah, dobbiamo Ah, il pennarello, per quello che ho capito, serve per dire dove. Da dove arriviamo. Tipo, sì. Watch for foots. Footprint blood. Ok, dobbiamo guardare anche per le impronte. Sangue. Nasconditi.
Le frecce mi possono guidare. Va bene. Dai, almeno è un utile, una cosa. Ok, niente, ragazzi, ho pensato di aver visto qualcosa di strano. Almeno è utile. Ok, ma io posso... ok, ok, va bene, va bene, va bene. Sto vedendo un attimo la gittata. Devo andare verso questa parte. C'è qualcuno lì. Cos'è quel coso? Ma c'è un manichino. Ehi, bro. Posso sprayarti tipo qua? No, ok, va bene. Non posso mascherare il tizio, peccato. Va bene. Comunque ci sono un sacco di porte, ragazzi. Questa porta non si apre. Vabbè, intanto diciamo che tipo siamo arrivati da qua. Ah, no, a terra non posso fare. Allora metto qua. Faccio una bella linea. A posto, perfetto. E abbiamo marcato il territorio. Andiamo avanti. Si va avanti ancora. Si va avanti. Luci rosse. Ci sarà uno strip club qua vicino. Perché mi è comparsa la bandiera della Germania? Ma cos'era, un manichino che si muoveva da solo? Guys, you think this is funny? Brutto, bro. Va bene, va bene. Fin qua ragazzi c'è solamente un corridoio lunghissimo. Qualcuno sta urlando. Interferenze nella videocamera stanno facendo sempre più frequenti. Bandiera della Germania, a caso. Drake, Liam, questa non credo che sia una porta. Non è... I see you. Come mi vada? Non è una porta questa, ragazzi. Tutto bene? C'è qualcuno? È comparso una zona in cui posso andare. Prima questa non c'era. Ok. Comunque ragazzi, io sono bravo molto nei... C'è qualcuno che piange, un bambino che piange. Un bambino magari smarrito. C'è qualcuno lì. Cos'è quel coso? Cos'era? Cos'era? Mi vede, mi guarda. Ok. C'era qualcuno lì, ragazzi. Era il bambino ed è scomparso. Comunque mi sa che questo bambino non ha la testa, perché effettivamente non mi vede. Ok, ragazzi, è cambiato di nuovo il pattern della stanza. Ok. Qualcuno ha sbirciato. Ormai è normale. Ok, non c'è nulla. Sì. Questa è proprio una cavolata, bro. Ma proprio tanto una cavolata. Una porta. Dimmi che non c'è nessuno qua a destra, ti prego, ok. È la porta quella disegnata. Adesso è una porta fattibile. Nel senso, funziona. Wow. È lo stesso punto, me lo ricordo, eh. Quindi ecco perché magari mi serve effettivamente utilizzare il pennarello. Facciamo una cosa, facciamo una stella. Facciamo tipo qua. Ok. Ecco, facciamo la stella di Super Mario, così. Esatto. A posto. Perfetto. Lasciamo l'acqua. Ok, un po' buggata fuori dal muro, però va bene. Siamo nel back room, noi questi problemi non ce li facciamo. Stiamo ritornando indietro. Stiamo ritornando indietro, quindi ci dovrebbe essere qualcosa adesso indietro. Ti crede, no? Oh mio Dio. Non mi piacciono questi giochi. Però devo farli. Devo farli perché le backrooms sono di... La freccia quella che ho messo. Vabbè, è rimasta, mi pare logico pure. Ma sto ritornando indietro, è giusto? Andiamo avanti. Non ci facciamo questi problemi noi. Non urlare, che ti spacco la faccia, bro.
Dove sono? Questo posto è diverso, o no? Ah no! Ok, questa era la freccia che avevo messo prima, ve lo ricordate? È qua il posto che è diverso. Non c'erano questi armadietti prima, se non sbaglio. E qua mi dovrei nascondere. Quindi sicuramente accadrà qualcosa tra non molto. Specialmente adesso che c'è tanto fumo. Non si capisce tanto bene. Oddio, ma che schifo. Ma cos'è sto posto? La porta è chiusa e non posso aprirla. Oh, ma che schifo è. Oh, brutto, brutto. Posso togliere? Ah, posso aprire. Ok. Posso aprire? Ok. Ma perché? Ma di cosa? Guarda, ora ti maschero. Ah, ora scrivo. But why I don't. No. No. Esatto, così almeno sono un po' nella parte. Perché mi dice perché, allora io dico non lo so. Per favore. Ancora? C'è uno sgabello? Ho preso una chiave. Andiamola a mettere. Forse è la chiave per aprire qua, è sicuro. Ah! Corri, 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 corri. Corri. Ma cosa c'è? Brucialo! Sono dentro, sono dentro, sono dentro. Sto con uno Slenderman misto con la ragazzina di Little Nightmare. Non capisco. Calmi, eh. Calmi, sangue freddo. Non è successo nulla. È tutto a posto, ragazzi. È tutto a posto. Ci sta andando. Devo seguirlo. Qualcosa mi dice che devo seguirlo. Perché dietro non posso andare da nessuna parte, a pensarci bene. Quindi mi ha liberato la via davanti. Sento passi. Vabbè, in caso so come nascondermi, non è un problema. Però ragazzi, vi giuro, quel jumpscare non me lo sarei mai aspettato, ma ve lo posso garantire. Che miseria. Perché mi possono guidare? Comunque, oh, obiettivo aggiornato. Ah, c'ho anche qua degli utensili, va bene. Qualcosa mi dice che non devo camminare sul sangue. Mamma mia, non si capisce nulla. Vediamo la porta. Cosa c'è qua? Una VHS. Cos'è qui? Cos'è sto tizio? Cosa? È uno con la maschera? Ma sta bevendo. Sembra che tipo stia bevendo. Vedete tipo. Va bene, è molto strano. Sento passi verso destra, quindi vado io dritto. Vediamola questa cosa qua, perché non mi piace. Che è successo? Tutto bene? Perfetto. Va bene. Ok, devo andare avanti. Non ho capito bene dove. Qua c'è un seggiolino. Bandiera della Germania. Non capisco se sono passi oppure è tipo. Orologio. Qualcuno? Non c'è nessuno. Quanto è grande questo posto comunque, ragazzi. Effettivamente è normale. Anche perché sono le backroom. Cos'è questa? Una piscina. Una piscina. Ma? Posso farmi un bagno? Che figo. Ah, che bello. Però adesso sono fregato. Successo? Ho sentito un suono stranissimo. Come se tipo qualcuno si fosse buttato. Non lo so. Andiamo avanti.
Va bene. Sento un suono strano. Che suono è? Viene da qua. Però è dall'altra parte. Non c'è nulla. Oh, cos'è? Una siringa. Cosa mi serve una siringa? Una siringa. Vabbè, seguiamo le frecce intanto. Bella, ciao ragazzi. Come sta, tutto bene? Aspetta, mi chiudo la porta, vero? Ok. Devo infilarmi lì? Non credo che posso farcela. Eh no. Si è girato! Ragazzi, quel manichino si è girato verso di me. Proprio l'ho visto. Ho visto la faccia che si girava. Ok. Non c'è. Ah, c'è sempre. Va bene. Non è che mi fai problemi, vero? Vabbè, non mi fa problemi. Toy green card. Oh, ho preso una macchina verde. Sono collezionabili. Va bene. Si va avanti. Ma di nuovo, guardate le teste, non ci sono più. Wow. Comunque dura. Che è successo? Cosa è successo? Che è successo? Perché? Perché qualcuno? Perché un urlo? Chi è che mi ha urlato nelle orecchie? Chi è il disonesto? Come vi permettete? Io vedete che sono figlio di papà. No, si va avanti, non c'è niente. Ok, qualcosa mi dice che devo entrare qua dentro. Non so cosa, ma me lo dice. Figo! Ma sono cose che tipo si mettono tipo nelle, nei garage, queste cose qua. Una chiave inglese, potrebbe servirmi. No, non è una chiave inglese. Oddio, è il bambino. Qualcosa mi dice che questo bambino è il protagonista delle nostre cavolate. Che schifo era quel coso. Ok, code 473 473, ragazzi, ricordatevelo, mi raccomando. Ho preso una medicina, non so cosa potrebbe servirmi, però l'ho presa. Ok, per curarmi. Quindi posso Dicevo, quindi posso curarmi. Va bene, ok. Ma perché? Cioè, mi faccio male io? Bandiera della Germania. Ok, chiuso la porta. Ragazzi, sono morto. Cosa è successo? Ma cos'era quel coso? Sono morto, ragazzi, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Perché non corre più di così questo? Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. L'ho doggiato! L'ho doggiato! Un grande. Solo questo posso dire. Per favore, aiuto. Va bene, fammi prendere quello che mi serve. Va bene, non so cosa devo dirti, però. Follow. Oh, cacchio, lì. Quanto sei brutto. Oh! No, return! Oh no. Ma sono ritornato indietro. Cacchio. Non va bene. Devo seguirlo. Devo vedere un attimo
Sono morto. Vieni qua. Ah, non mi ha... In che senso, non ho capito. Cosa ho fatto? Ho fatto end tape. Non mi ha fatto nulla. No, è finito. Non sono riuscito ad arrivare alla fine. Cacchio, no. Load tape. Posso usare la... Ma perché ci sono tre salvataggi? Sono tre salvataggi di me. No, ci sono tre. Ma io ieri non ci ho giocato a questo gioco. Com'è possibile che c'è un file del 27 e oggi è il 28? Non lo so. Però ragazzi, wow, un gioco veramente assurdo. Molto molto spettrale. Nulla, fatemi sapere se vi piacciono questi gameplay molto chill, magari che durano anche minuti e minuti e minuti, da mettere sul canale, sul secondo canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.